iniziamo un nuovo argomento. Che cos'è una matrice? Allora, abbiamo il solito campo K, questo qua lo indichiamo così, K alla M per N. L'insieme delle matrici M per N. Che cos'è una matrice M per N? M non è altro che una tabella di numeri. Questi numeri hanno un doppio indice, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, fino ad arrivare all'ultima riga che è AM1, AM2, AMN. Quindi non è altro che una tabella di numeri, o meglio, gli elementi di K del nostro campo. Come i vettori di Rn erano una lista verticale di elementi di K, così una matrice è una tabella organizzata in m righe ed n colonne. Ok? A, I, J denota l'elemento di riga I e colonna G. Diciamo quello che sta all'incrocio tra A e J, sta all'incrocio tra la riga I e la colonna G. Questa è la colonna G, questa è la riga I. Quindi è esattamente come la battaglia navale. I è la coordinata della riga, vi dice la riga, e J vi dice su che colonna sta. Ok? Se la vogliamo scrivere sinteticamente, si scrive M uguale a IJ, I compreso tra 1 ed M, J compreso tra 1 ed M. Quindi se io scrivo così, tra parentesi ci scrivo fuori I compreso tra 1 ed M, J compreso tra 1 e N, è un altro modo per indicare la matrice. Però è più facile che ve la scriva per esteso. Allora, quindi chi è K M per N è l'insieme delle matrici M anche entrate della matrice, i numeri che stanno dentro la matrice. Ok? M per N sono M righe, ripeto, ed N colonne. Okay. Allora, la matrice chiamiamola A invece che N, perché gli elementi li chiamo A e J, allora è meglio chiamarla A. M per dire matrice.
queste sono le due lettere più frequentemente usate, sono le lettere latine grandi, maiuscole, quindi si usa A, B, M, C. Ok, allora prendiamo una matrice A, allora la possiamo scrivere in questo modo: A11, A1M, A21, A2M, A31, scusate, AM1, AMM. Oh, fate attenzione che tra gli indici che indicano la posizione dell'elemento non è presente alcuna virgola, ma solo un piccolo spazio. Cioè, questo non è 11, vedete che c'è un piccolo spazio tra 1 e 1. Non è A11, ma sono due indici. Quindi c'è prima l'indice di riga e poi l'indice di colonna. Oh, questo magari sul libro è più evidente perché graficamente si riesce a mettere un piccolo spazio tra l'indice di riga e l'indice di colonna. Sulla lavagna un po' meno, però il contesto sarà chiaro, quindi diciamo, quando scrivo alla lavagna, se ci sono situazioni ambigue verranno evidenziate. Oh, allora, questa è la notazione standard. Io scrivo gli elementi, poi metto i puntini. Ripeto, prima riga, prima colonna, prima riga, seconda colonna, mettiamo A1, 2 qua. Prima riga, terza colonna, così via. Seconda riga, prima colonna, seconda riga, seconda colonna, così via. Ennesima riga, prima colonna, ennesima riga, seconda colonna, ennesima riga, ennesima colonna. Si può denotare in altro modo una matrice? Certo. Voi una matrice come la potete organizzare secondo voi? Che cosa c'ha? Righe e colonne. Quindi io posso scrivere elemento per elemento oppure riga per riga. Allora, se voglio indicare le righe, semplicemente uso un solo indice. Soltanto che AI a cosa appartiene? A K1 per N è la riga iesima, è una riga ed N colonne. A volte ci metto delle parentesi messe orizzontali larghe per far capire che la riga sta stesa e quindi è una riga. Però il fatto che siano righe si capisce dal fatto che sono ordinate in colonne, quindi sono righe. Io posso AI appartiene a K1. Oppure la possiamo scrivere, invece di scrivere le righe una alla volta, possiamo scrivere le colonne. Allora, come sono fatte le colonne? Chiamano così A1, A2, qual sarà l'ultimo? AN, che abbiamo detto, la nostra matrice aveva M righe ed N colonne. Volendo metterci le parentesi per evidenziare questo colonne, si mettono delle parentesi strette e lunghe, magari che sono colonne. Ok? Quindi queste sono righe e queste sono colonne. Si possono confondere le righe e le colonne? Perché no? Perché le righe, l'indice l'ho messo in basso. Le colonne, l'indice l'ho messo in alto. Quindi quando scrivo A3 con l'indice in alto significa terza colonna. Se scrivo A2 con l'indice in basso significa seconda riga. Se scrivo A piccolo 2-3 è l'elemento di seconda riga e terza colonna. Chiaro fino a qui? Bene. Oh, allora vediamo un po'.
quando io scrivo K alla N, prendo un vettore che sta in K alla N, questo come lo posso vedere? Ah, con una matrice come sarebbe? K N e 1, vuol dire che sono N righe, perché è messo per colonna, i vettori si mettono per colonna, sono N righe e una colonna. Se lo voglio mettere per riga devo fare il trasposto di un vettore, poi il trasposto lo definiamo con la matrice, così si capisce bene. Ok, quindi questo, i vettori, diciamo, gli spazi vettoriali tipo K alla N sono un caso particolare degli spazi di matrici, sono semplicemente le matrici che hanno una colonna soltanto, e gli altri invece hanno più colonne. Ok, allora K alla M per N è uno spazio vettoriale su K, campo K. K, pensate sempre, quasi sempre sarà reale, numeri reali, numeri complessi, però ci stanno pure i campi finiti. Comunque è uno spazio vettoriale. Che significa? Dobbiamo verificare solo due proprietà, dobbiamo verificare che una matrice, che due matrici si possano sommare e che, che una matrice possa essere moltiplicata per uno scalare. Allora chi è? Allora, A è la matrice A11, A1n, AM1, AMN, che sta in K M per N. B è la matrice B11, B1n, Bm, M1, Bm appartiene a K M1. Ma secondo voi chi è A più B? Come si fa? La prima cosa che ci devo mettere? Sono come componenti, no? Come si faceva con i vettori? A11 più B11. Poi qua c'è da A12 più B12. I puntini, poi qua ci andrà A1n più B1n, qua ci andrà A21 più B21, qua ci andrà A2n più B2n, qua ci andrà AM1 più BM1, qua ci andrà AMN più B. Anche quando noi scriviamo gli elementi non si mettono virgole, si spaziano, perché se dobbiamo sprecare tutta la virgola per mettere in mezzo, chiaro? Questo per definizione è fatta così, cioè A più B mi posto I e J è uguale ad A IJ più B. Quando io scrivo AIJ più BIJ, questo indica comunque l'elemento AIJ della matrice A. Questo si può scrivere sia con la lettera maiuscola che con la lettera minuscola. In verità, quando scrivo la lettera maiuscola bisognerebbe mettere parentesi, quindi mettiamoci la lettera minuscola. E meno B. Cioè l'elemento di posto I e J, parentesi, della matrice A più B, chi è? È l'elemento di posto I e J della matrice A più l'elemento di posto I e J della matrice B. E questa è una definizione. Come si fa la sotto? Questo qua vale per ogni e per ogni J. Ok, andiamo a vedere. Facciamo un esempio. Allora, abbiamo A
la matrice 2, 3, 1, meno 1, 4, 6. E B la matrice 1, meno 1, meno 2, 0, 1, meno 1. Quanto fa A più B? Allora, lo dite voi. 3 meno 2 2 meno 1 meno 1 è chiaro? Dovete fare la somma coordinata per coordinata. Ok, vediamo un po'. Se B è fatta così, chi è A più B? Allora, questa è una matrice che sta per esempio in R 2 per 3. Questa è una matrice che sta in R 3 per 2. Allora, chi è A più B? Posso sommare una matrice 2 per 3 e una matrice 3 per 2. Il presupposto per poterle sommare è che abbiano lo stesso numero di righe e lo stesso numero di colonne. È chiaro fino a qui? Oh. Chi è invece la matrice 3A? Chi è la matrice 3A? 6, 2, 3, 2, 6. 9, 3, 3, 12, 18. Quindi, questo è facile. Moltiplicare la matrice per uno scalare significa moltiplicare, come si faceva col vettore, tutti gli elementi dello scalare. Ok. Adesso, mo vediamo un po'. Che succede? Allora, quindi è uno spazio vettoriale? Le matrici M per N sono uno spazio vettoriale? Sì, si possono sommare? Sì. Si possono moltiplicare per uno scalare? Sì. Le altre proprietà derivano dalle proprietà di K. Se vi ricordate, per verificare che uno spazio sia vettoriale, sostanzialmente si devono vedere sempre queste due proprietà. Cioè che facendo la somma e la moltiplicazione per uno scalare, io non esco dallo spazio. Bene, che dimensione ha questo spazio? Per esempio, le matrici 3x5, che dimensione ha? Lo spazio delle matrici 3x5, che dimensione ha? No? Allora, pensate a Rn. Se era R5, aveva dimensione 5. L'abbiamo dimostrato. Come matrice era una matrice 5x1, quindi le matrici 5x1 hanno dimensione 5. Ora le matrici 3x5 che dimensione hanno? 15. Non hanno dimensione 3, non hanno dimensione 5, non hanno dimensione 8, hanno dimensione 15. Chi è una base? Allora, base canonica delle di R2x3. Mi sapete scrivere la base canonica di R2x3? Allora, devo mettere che dimensione ha R2x3? 6. Allora, devo mettere 6 matrici.
Chi sarà la prima matrice? La seconda? La terza? La quarta? La quinta? E la sesta? Questa è la base canonica delle matrici 2 per 3. Sono tutte quelle matrici che hanno tutti i zeri tranne uno. Siccome le posizioni possibili sono m per n, al variare di queste posizioni tutte le matrici che otteniamo sono quelle della base canonica. Perché si chiama base canonica? Allora, se adesso voglio ottenere la matrice A, che devo fare? Se voglio ottenere questa matrice A partendo da queste matrici qua, che devo fare? Prendo questa matrice e la moltiplico per 2. Poi prendo la seconda matrice e la moltiplico per e la somma ancora di più. Poi prendo questa e la moltiplico per 1. Poi prendo questa e la moltiplico per meno 1, questa la moltiplico per 4, questa la moltiplico per 6. Faccio la somma e chiaramente ottengo la matrice A, no? Se volete ottenere 7 al posto IJ, prendete la matrice che c'ha 1 al posto IJ, la moltiplicate per 7 e la sommate. Siccome quella è l'unica che va a dare un contributo sulla coordinata di posto di riga I e di colonna J, avete risolto il problema. Esattamente come funzionava la base canonica di Rn. Io volevo ottenere 1 alla terza coordinata, prendevo il vettore che aveva tutti i zeri e 1 alla terza coordinata, lo moltiplicavo, volevo ottenere 7, prendevo quel vettore e lo moltiplicavo per 7. Ok? Allora questo dimostra che è un sistema di generatori, perché se io al posto di A invece di mettere i numeri 2, 3, 1, meno 1, 4, 6, se io metto A11, A12, A13, A21, A22, A23, allora devo prendere questa matrice, la devo moltiplicare per A11, questa per A12, questa per A13, questa per A21, questa per A22, questa per A23 e fare la somma. E ottengo una matrice A del tutto generica. Quindi questo dimostra che quelle 6 matrici sono un sistema di generatori. Sono anche linearmente indipendenti, perché? Perché quello che fa, quando le moltiplico per gli scalari e le vado a sommare, quando faccio la combinazione lineare, quello che uscirà sulla coordinata 1, 2 dipende solo da questa matrice qua. Quindi quando la vado a uguagliare alla matrice nulla, se la matrice è nulla anche questa coordinata, quindi il coefficiente che moltiplica questa matrice deve essere nulla. Quindi dal fatto che la combinazione lineare sia nulla, segue in maniera evidente che i coefficienti sono tutti nulli. Quindi questa qua è una base. Quale base? Si chiama base canonica. Perché? Perché è fatta da matrici che hanno tutti i zeri tranne uno da qualche parte. Non è altro, questo è facile da intuire, funziona come per R, per K. Ok? Questa qua quindi è la base canonica. Essendo una base, ci dimostra che la dimensione di K alla M per N è M per N. Se tutto finisse qua, l'utilità delle matrici sarebbe estremamente limitata. Ok? Uno dice, ma perché non li vediamo come vettori colonna separati oppure come vettori linea? No, c'è un'utilità ulteriore che deriva dal fatto proprio di metterli come matrici. Allora, questa utilità deriva dalla seguente definizione, che è quella di prodotto matriciale, ovvero si chiama prodotto righe per colonne.
Allora, come si fa il prodotto matriciale? Adesso vi do la definizione teorica e poi facciamo 3-4 esempi pratici. Qua di esempi ne abbiamo fatti pochi perché era facile. Il prodotto matriciale è la prima volta probabilmente che lo vedete in maniera astratta. Probabilmente avete imparato a fare solo il prodotto in matrice tipo 2x2 alle superiori, seppur l'avete imparato. Allora, noi prendiamo la nostra matrice A, che ripeto, sta in K alla M per N. Adesso dobbiamo prendere una matrice B. Qual è? Quale deve essere la caratteristica di B? Adesso lo vedremo. B11, B12, B1P, B21, B22, B2P, BN1, BN2, BN. Cioè, dove sta questa matrice secondo voi? Dove sta? Gli elementi stanno in K, quindi sta in K. Quante righe ha? N. Quante colonne? I. N. E. Allora, qual è la caratteristica che la accomuna alla matrice A? Deve avere tante righe quante sono le colonne di A. Vedete? N ed N deve essere uguale. In questa situazione, solo in questa situazione, se qua ho 5, qua ho 3, il prodotto matriciale non si può fare. Si può fare solo quando il numero di colonne della prima matrice è uguale al numero di righe della seconda. Quindi in questo caso si può fare A per B. Quindi per esempio A per B si può fare e B per A non si può fare. Se B è uguale a M si può fare anche B per A, ma se B è diverso da M, A per B lo potete fare e B per A no. Chiaro? Quindi questo ci fa capire che qua i prodotti, bisogna stare un attimo attenti, non è per nulla evidente che i prodotti si possono fare in tutti e due i sensi. E quando si potranno fare vedremo, anche se si possono fare in tutte e due, vedremo che in generale non saranno commutati. Addirittura, per esempio, supponiamo che questa sia una matrice 2x3 e questa sia una matrice 3x2. Quando faremo A per, questo si può fare sia A per B che B per A. Però quando faremo A per B verrà una matrice 2x2, quando faremo B per A verrà una matrice 3x3. Quando avremo le matrici quadrate, cioè col numero di righe uguale al numero di colonne, in quel caso si può fare sia A per B sia A B per A. E le matrici rimangono quadrate con lo stesso numero di righe e colonne. Però anche in quel caso vedremo che A per B e B per A in generale saranno diversi. Vabbè, cominciamo a vedere come si fa A per B. A per B definiamo allora qua io voglio I compreso tra 1 ed M e J compreso tra 1 e P. A B di posto IJ per definizione si fa la somma per H che va da 1 a N A I H B H. Allora vediamo un po', ragioniamo prima teoricamente, poi andiamo a fare gli esempi, andiamo a vedere praticamente. Quando tralasciate questo elemento qua,
quando faccio A in H e faccio muovere H, cosa sto scorrendo? A I1, A I2, A I3, A I4, l'ultimo sarà A I N. Quindi sto scorrendo la riga, quale riga? Iesima della matrice A. Quindi questi elementi che stanno scritti qua sono gli elementi della riga iesima della matrice A. E la scorro tutta? Sì, perché la riga iesima della matrice A ha esattamente n posizioni. Adesso metto la mano qua sopra e guardiamo gli altri elementi. Quando faccio BHJ, per esempio, se J è uguale a 2, B12, B22, B32, B42, qual è l'ultimo? BN2. Se J è uguale a 2, cosa sto scorrendo? La seconda colonna della matrice B. Quindi in generale qui sto scorrendo contemporaneamente l'iesima riga di A e la jesima colonna di B. Le scorro in parallelo? Sì, vanno bene, perché quelle sono lunghe n, sia questa che questa. Questo perché questo c'ha n righe, quella è lunga n perché quella c'ha n colonna. Quindi cosa faccio? Mano a mano che scorro la riga iesima e la colonna jesima, prendo le componenti archesime di questa riga o di questa colonna, le moltiplico, diciamo, chiamiamole componenti omologhe, anche se è un po' un abuso di terminologia, e sto facendo il prodotto scalare, quello è il prodotto scalare canonico, no? Della riga iesima con la colonna jesima. Per precisione sto facendo il prodotto scalare tra il trasposto e la riga. In genere io cosa facevo quando facevo il prodotto scalare tra due vettori? Facevo la somma dei prodotti della componente omologa, li mettevo a fianco, facevo questo per questo, 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 e facevo la somma. Qua sto facendo la stessa cosa, però la riga iesima andrebbe trasposta. Quindi fare il prodotto scalare quando io, diciamo, in Rn quando io faccio V scalare W oppure trasposto di V per W riga per colonna è uguale, perché se vi ricordate i vettori si mettono riga per colonna, quindi questo qua appartiene a R1 per N, questo appartiene, questo è messo per colonna, a R N per 1, e il prodotto scalare non fa altro che scorrere l'unica riga, scorrere l'unica colonna e fare questi prodotti e somme. Quindi cosa abbiamo imparato? Che il prodotto scalare canonico si poteva vedere come il trasposto del vettore V visto come colonna, e quindi lo metto come riga, come prodotto della riga V per la colonna V doppio, secondo questa definizione qua. Questo però se devo farlo solo una volta. Qua quando lo faccio una volta, cosa viene fuori? Viene fuori non tutta la matrice A per B, ma viene fuori solo l'elemento di A per B che sta sulla riga iesima e sulla colonna jesima. Quindi, quando ripeto questa situazione, diciamo questa definizione per tutte le i comprese tra 1 ed n e per tutte le j comprese tra 1 e p, la matrice prodotto dove sarà secondo voi? In K? M per P per N. M per P. Vedete? M per N. Quando lo vado a moltiplicare per N per P, N si cancella grazie a questa operazione e mi rimane una matrice M righe ed N colonne. Adesso vediamo in pratica come si fa. Allora, cominciamo, facciamo una decina di esempi e poi facciamo la piccola pausa. Ok.
Andiamo a fare l'esempio 1. Allora, si può fare questo prodotto? A per B si può fare? La prima è 2 per 3, la seconda è 3 per 3. Il numero di colonne della prima è uguale al numero di righe della seconda. Quanto fa il prodotto? Allora io dico che fa 5 poi fa un'altra volta 5, poi fa 10, poi fa 5, 7, 5, perché beh, il risultato viene così. Innanzitutto andiamo a vedere dimensionalmente se stiamo, questo è 2 per 3, questo è 3 per 3, questo è n, quello che deve sparire, la matrice che deve rimanere deve essere 2 per 3, e infatti la matrice del prodotto è 2 per 3, m per p. Poi come si fa il prodotto? Al primo posto che ci fa? Prima riga, prima colonna, quindi devo fare 2 per 1 che fa 2, più 0 più 3, 2 più 3 fa 5. Poi al posto 1, 2 che devo fare? Prima riga, seconda colonna, quindi 2 per 2, 4 più 1, 5 più 0 fa 5. Poi al posto 1, 3 che ci devo fare? Prima riga, dall'altra parte terza colonna, quindi 2 meno 1 fa 1 più 9, che per 3 fa 9, 1 più 9. Poi la seconda riga 4 più 0 più 1 fa 5. La seconda il primo elemento, il secondo elemento della seconda riga è seconda riga, seconda colonna, cioè 8 meno 1 più 0 che fa 7. Poi abbiamo 4 più 1 più 3 che fa 8. Ok? Ora, quindi questa qua è la matrice 2 per 2. Vogliamo allora, guardate che questa matrice ha tante righe quante sono le righe di A o di B? Di A. E ha tante colonne quante sono le colonne di B? A è un caso, B che avrà P colonne, quindi avrà tante colonne quante colonne di B. Ce l'ha anche tante quante di A, ma è un caso. Invece sulle righe si vede bene perché sono solo due righe che sono pari al numero di righe di A. Allora, guardate, facciamo questa combinazione lineare qua. Chi sono le colonne di A? Le colonne di A sono 2, 4,
poi sono 1 meno 1 e poi sono 3 1. Queste sono le colonne qui. Devo prendere le righe, mettiamole, oppure le colonne di B. Prendiamo le colonne di B. Prendiamo le colonne di B, lo voglio far vedere prima con le colonne. 1, 0, 1, 2, 1, 0. E la terza è 1, meno 1, 1, 1, 1. Queste sono le colonne di B. No, invece l'ho fatto. Mi sono imbrogliato con, stavo facendo le colonne di A, 2, 4, 1, meno 1 e 3, 1. Okay. Queste sono le colonne di A. Oh, queste sono 3, quindi sono m, in generale non sono uguali alle, al numero di colonne di A per B, però hanno la lunghezza giusta, cioè sono colonne lunghe 2. Allora andiamo a fare la seguente combinazione lineare. Prendo 1 più 0 più 1, che significa che la seconda colonna non la devo considerare, poi devo fare la somma della prima e della terza. Quanto viene? 5. Vediamo se avete capito il gioco. Mettiamo le stesse colonne qua. Che coefficiente di combinazione ci voglio mettere stavolta? 2, 1, 0. Quanto viene? 5, 7. 5, 7. Se invece come coefficiente di combinazione ci metto, chi ci devo mettere? 1 meno 1 3. Allora devo fare il triplo di questa è 9 3 più questa fa 11 7 meno questa fa 10 8. Che cosa abbiamo scoperto? Le colonne di A sono queste. Sono questa, questa. Queste cosa sono? Chi sono queste? La colonne di AB. Quindi cosa abbiamo scoperto? Che capite voi? Che le colonne di AB sono combinazioni lineari delle colonne di A. E quali sono i coefficienti di combinazione? La prima colonna di AB mi viene, facendo la combinazione lineare delle colonne di A, con i coefficienti della prima colonna di B. La seconda colonna di AB mi viene facendo la combinazione lineare delle colonne di A con i coefficienti della seconda colonna di B. La terza colonna di AB mi viene facendo la combinazione lineare delle colonne di A con i coefficienti della terza colonna di AB. Basta ricordarsi che viene tutto a colonne. Cioè, le colonne di AB sono la combinazione lineare delle colonne di A con i coefficienti presi da una delle colonne di B.
dalla colonna corrispondente di B. Per esempio, la terza colonna devo prendere i coefficienti dalla terza colonna di B, la seconda colonna i coefficienti dalla seconda colonna di B, e così via. Questo, se ci mettete le lettere e gli indici, vale per qualunque prodotto matriciale. Ora però, se vale per le colonne, varrà pure per le righe? Se soltanto, quali sono le righe da considerare? Stavolta le righe da considerare sono le righe stavolta di B. 1, 2, 1, 0, 1, meno 1, 1, 0, 3. Queste sono le righe di B. Adesso cominciamo a fare, per esempio, 2, 1, 2, 1, più 1, 0, 1, meno 1, più 3 che moltiplica 1, 0, 3. Che devo fare? Quando fa la somma, quanto viene? Io qua sotto 2 meno 1 più 3 vediamo un po' se ho scritto bene. 1, 2, 1, sì. Quindi 2 meno 1 più 9 fa 8, fa 10. 2, 4 più 1 più 0 fa 5, 2 più 0 più 3 fa 5, quindi mi viene 5, 5, 10, e che mi viene? La prima riga di avvio. Rifacciamo la stessa cosa, però cambiamo i coefficienti. Questi chi erano? Erano i coefficienti della prima riga di A. Andiamo a prendere i coefficienti della seconda riga di A, quindi 4 volte 1, 2, 1 più meno una volta 0, 1, meno 1 più una volta 1, 0, quindi devo fare 4 volte questa riga, quanto fa? 4, 8, 4, poi ci devo aggiungere questa, quindi viene 5, 8, 11, poi ci devo togliere questo e quindi viene 5, 7, 4, 1, 4, 5, 8, 7, erano 11, quindi questa era 1. Quindi viene 5, 7, 8. Oh. 4, 8, 4, più questa fa 5, 8, 7, meno questa fa 8, meno 1 fa 7, quindi 5, 7, 7 meno meno 1 fa 8. E quindi vedete che queste chi sono? Le righe di AB, cioè le righe di AB si possono altresì vedere come combinazione lineare delle righe di A. Allora, la prima riga di AB è la combinazione lineare delle righe di A con i coefficienti presi dalla prima riga di A, dalla prima riga di, con i coefficienti presi, scusate, della, con la combinazione lineare delle righe di B con i coefficienti presi dalla prima riga di A. La seconda riga di AB è la combinazione lineare delle righe di B con i coefficienti presi dalla seconda riga di A. Quindi righe, righe, righe. Solo che le colonne di AB sono combinazione lineare delle colonne di A
e le righe di AB sono una combinazione lineare delle righe di B. Qua non vi potete sbagliare. Perché non vi potete sbagliare? Perché se prendete le righe di... Allora, le righe di B sono lunghe P come le righe di AB. Se prendete le righe di A, quelle sono lunghe N, ma N in AB non ci sta in generale, e quindi non potete sbagliare. Invece, se prendete le colonne, dovete prendere le colonne di A, perché sono lunghe M, come le colonne di AB. Quindi le colonne di AB possono essere solo combinazioni lineari delle colonne di A, e le righe di AB possono essere combinazioni lineari solo delle righe di B. I coefficienti da dovete prendere? Dalla colonna corrispondente, o dalla riga corrispondente, secondo se sta a fare la combinazione lineare delle righe, 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 righe o colonne, colonne. Chiaro? Non è difficile. Benissimo. Facciamo un altro esercizio e vediamo un po' se riuscite ad applicare subito questi fatti che abbiamo visto. Facciamo un altro esempio. Allora, questo è A e questo è B. Allora, chi è A per B? 5 5 5 6. È la stessa, abbiamo tolto una colonna, quindi qua ho tolto la colonna corrispondente. Yep. Stavolta però posso fare anche B per A. Chi è B per A? Io dico che viene 10 meno 1 5 poi 4 meno 1 1 e poi 2, 1. Qual è il motivo? Mi fa prodotto al contrario, quindi 2 più 8 fa 10. 2 più 8 fa 10, 1 meno 2 fa meno 1, 3 più 2 fa 5, e ho fatto la prima riga. Poi 0, 1, quando vado a fare il prodotto, 0 si sconda con gli elementi della prima riga di A, 1 si sconda con gli elementi della seconda riga, e quindi viene 4 meno 1, 1, quando farò 1, 0 per questa, vista a sinistra, quindi mi verrà 2, 1, 3. Okay. Invertite la posizione delle matrici, vado, io sono riuscito a farlo con un po' di abitudine anche senza spostare le matrici. Mi verrà, fa quella roba lì. Torna, torna, perché questa è una matrice 2x2, questa è la 2x3. Questa è la matrice 3x2. Allora, vedete, perché posso fare tutti e due i prodotti? Perché n ed n sono uguali, cioè il numero di colonne di A è uguale al numero di righe di B, ma anche il numero di colonne di B è uguale al numero di colonne di A. Quindi una è m per n e l'altra è n per n. Quindi sia che le metto così che le metto così, soltanto che vedete che B per A
non è 2 per 2, ma è 3 per 3. Perché stavolta quando faccio 3 per 2 per 2 per 3 è il 2 che si cancella, non il 3. Quindi rimane una matrice. Oh. Vediamo se qualcuno riesce a intuire che ci sta un problema, ci sta una, no, un problema, una cosa che si può osservare sulle righe e sulle colonne della matrice B per A. Sulla matrice AB non si può dire un granché, ma sulle righe e le colonne della matrice B per A si può dire qualcosa. Cosa si può dire? Senza fare nessun conto. Io dico che le righe, sia le righe sia le colonne di B per A sono linearmente dipendenti. Perché? Allora, se vi ricordate, andiamo a riscrivere quello che abbiamo fatto prima. Allora, chi è? Prendiamo le colonne 10, 4, 2, chi è? Allora, 10, 4, 2 è la colonna, la prima colonna di B per A, che è la combinazione lineare delle colonne di B con i coefficienti presi dalla prima colonna di A. Quindi questo qua deve essere 2 volte 1, 0, 1 più 4 volte 2, 1, 0. Infatti, vedete, 2 più 8 fa 10, 0 più 4 fa 4, 2 più 0 fa 2. Ma poi la seconda, cioè meno 1, meno 1, 1, chi deve essere? La stessa cosa, solo che i coefficienti li dobbiamo prendere dalla seconda qua, quindi dobbiamo fare 1, 0, 1, meno 2, 1, 0. Allora la differenza viene meno 1, meno 1, 1. E la terza, la terza, 5, 1, 3, la stessa cosa, solo che i coefficienti li devo prendere dalla terza colonna di A, cioè devo fare 3 volte 1, 0, 1, l'altro coefficiente era 1, più 2, 1, 5, 3 più 2 fa 5, 0 più 1 fa 1, 3 più 0 fa 3. Ci siete fino a qui? È la stessa cosa di prima, le colonne di AB sono la combinazione lineare delle colonne di B. Qual è il problema? Quante sono le colonne di B? 2. Possono generare sopproporzionali? No. Però che spazio genera? Uno spazio di dimensione 2 come colonna in verticale. Qual è il problema? Le colonne di B per A quante sono? 3. Sono 3, ma stanno in uno spazio di dimensione, un sottospazio di dimensione 2, perché stanno nello span. A questa appartiene allo span di questa e di questa, questa appartiene allo span di questa e di questa, questa appartiene allo span di questa e di questa. Siccome lo spazio è di dimensione 2 e le colonne a dimensione 2, quindi, e le colonne sono 3, tre vettori in uno spazio di dimensione 2 sono necessariamente linearmente dipendenti. Allora, io cosa posso dire? Per esempio, se voglio avere, se faccio vediamo un po',
i coefficienti di combinazione non sono banali da trovare, però cosa devo fare? Devo fare 2a più b uguale 3 e 4a meno b uguale 1. Se voglio trovare la terza come combinazione delle prime due, allora quindi viene 6a uguale a 4, quindi a uguale a 2 terzi, quindi 4 terzi, b uguale 5 terzi. Vediamo. Allora, vediamo un po'. Allora io dico che se faccio due volte 10, 4, 2 più 5 volte meno 1, meno 1, 1 meno 3 volte 5, 1, 3, quanto viene? 20 meno 5 meno 15 fa 0. 8 meno 5 meno 3 fa 0. 4 più 5 meno 9 fa 0. Allora, vedete che questa è una combinazione lineare delle tre colonne di B che ha i coefficienti non nulli. Basterebbe non tutti nulli, perché questa qua non ce la manco uno. Ok? Che significa che queste colonne di B sono linearmente di AB, scusate, sono linearmente dipendente. E le righe? Le righe di scusate, le colonne di BA. Le righe di BA sono dipendenti o no? Le righe di BA chi sono? Una combinazione lineare delle righe di A. Ma le righe di A sono? Le righe di BA sono? 3, stiamo esattamente nella stessa condizione, quindi anche le righe sono per forza dipendenti. Qua è più facile, perché se voi fate il doppio di questa più questa, 8 più 2 fa 10, meno 2 più 1 fa meno 1, 2 più 3 fa 5, quindi la prima non è altro che il doppio della seconda più la terza, oppure se fate il doppio della seconda più la terza meno la prima, viene la riga. Oh, vedremo che questo, cioè se prendete una matrice 3x2, la moltiplicate con la matrice 2x3, ottenete la matrice 3x3, come in questo caso. Qua vi ho fatto il contrario, 2x3 per 3x2 fa 2x3. Vabbè. Queste righe non sono dipendenti, sono due. Queste righe invece devono essere per forza dipendenti, su tre, sia come righe sia come colonne. Ok? Quando faccio il prodotto all'incontrario, cioè genero una matrice che ha più righe di A o più colonne di B, per forza devono essere dipendenti. In questo caso la matrice quadrata avrà sia le righe dipendenti sia le colonne dipendenti. Quindi, se lo mettiamo da parte.